Ciao ragazzuoli, bentornati sul canale. Siamo in un nuovo episodio della nostra serie di sopravvivenza perché stasera dobbiamo creare la nostra fornace automatizzata. Io ho preso un po' di minerali nello scorso episodio e li ho messi qua. Non penso che mi basteranno mai. E pensavo di creare questa fornace, praticamente qua per chi non lo sapesse, è una fornace automatica. È praticamente quella cosa che ci permette di smeltare una marea di minerali molto velocemente perché li smeltiamo automaticamente in più fornaci contemporaneamente. Ovviamente, io farò quella solo per smeltare i, i minerali, quindi userò solamente le Blast Furnace. Non userò la. non mi ricordo come si chiama, la Smoker. Dovrebbe essere più o meno così. Sì, esatto. E quindi stavo pensando dove poter fare questa fornace. Allora, considerando che ci saranno almeno 7 fornaci dentro, io pensavo che secondo me quel posto potrebbe andare bene. Butto giù un po' di roba lì, faccio dei buchi e là dentro faccio tutto l'ambaradan per fare... La fornace in teoria dovrebbe essere così. Allora, inizierò a spostare il letto. Sicuramente sposto un attimino sta roba e vediamo come viene. Ovviamente, una volta che sposto il letto, la primissimissima cosa da fare è risettare il punto di spawn perché, sai, posso morire male da un momento all'altro, è una cosa che può capitare. Qua abbiamo quest'altra roba che mi serve per fare i circuiti. Quindi, vabbè, sistemo un po' di cose e poi ritorno subito. Io sicuramente dovrò iniziare a mettere degli item frame perché non mi ricordo più dove sta la roba. E non va bene questa cosa. Vabbè, nel mentre queste le metto tutte quante qua, non ce ne può fregare di meno. Questi blocchi li metto qui dentro. La roba, il drop dei mob la butto momentaneamente qua. Poi sistemiamo tutto. Ovviamente. Questa è una cosa molto molto provvisoria. Uh, che altro ciò questo qua più o meno è di terra e eh, vabbè più o meno va bene così allora poi nel libro avevo aggiunto pure le coordinate dello spawner di scheletri che se no non ce le ricordiamo mai più allora qui intanto distruggerei tranquillamente questa cesta che non ci serve assolutamente a nulla e inizierei a sfasciare anche un po da questo lato perché mi servirà un po di spazio non ho idea di quanto me ne serva mi sono fatto una specie di progettino da qualche parte, ma non mi ricordo dove l'ho fatto. Il che voglio dire siamo a cavallo proprio andiamo benissimo, vabbè, non è un problema. Ok, ho buttato un occhio al mio progettino. Quindi faremo sette fornaci e mi serviranno altri tre blocchi di spazio liberi. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, perfetto. Le sette fornaci le facciamo esattamente qua. In questo modo, ok. Quindi io inizierei a fare così. In modo che ci capiamo Mettiamo pure una torcia C'ho delle torce? Non ho più le torce Dove cazzo l'ho messo le torce in tutto ciò? Ce le avevo Vabbè mi rifaccio delle torce con quel poco carbone che mi è rimasto Dovremmo prendere anche del carbone Probabilmente Ok illuminiamo un attimino qua E continuiamo a scavare Ok ok piccone è andato Va benissimo Ok allora mi faccio le mie fornacelle E sono sette fornaci Giusto Ora, come si fa la blast furnace? Non mi ricordo. Blast. Bl... Non, non l'ho ancora fatta. Non l'ho mai fatta la blast furnace. Non me lo dire. Ho fatto lo smoker e basta. Blast. Ho oh, fatto solo lo smoker, quindi non mi ricordo come si fa la blast furnace. Questa non è una bella cosa, devo andarmi a vedere un attimino un crafting. Ok, mi sono visto il crafting, non è, non è difficile, dai, mi bastano un po' di lingotti, purtroppo. Della pietra liscia che in teoria dovrei avere stone e basta, solo questo ho di stone. Che palle, devo mettere a smeltare. Forse già, forse già, forse già ce l'ho qua dentro, non è vero? Non è vero? Non è vero? Mai. Sì, ce l'avevo, ok, perfetto. Però me ne serviranno di più. Quindi vabbè, eh, ragazzi, qua bisogna fare cose. Però intanto me l'ho dimenticato di avere questo ferro qui. E questo ci svolta tutto perché devo fare un po' di hopper, le tramogge. Eh, quindi mi servirà del ferro. Allora, iniziamo a fare le tramogge. Me ne serviranno sette. 14 21 un fottio allora mi serviranno la bellezza di 28 hooper cioè eh, voglio dire di che cosa stiamo parlando quindi mi serviranno 28 chest veramente anche di più me ne serviranno allora iniziamo a fare questi hopper andiamo qua così e quindi se non mi ricordo male si dovrebbe fare più o meno così giusto, posso farli in automatico senza, ecco così, tipo quante ne vengono? due non è possibile ok, ce ne abbiamo 18, me ne mancano ancora un bel po', mi serve dell'altro ferro eh signori, questa cosa sarà drammatica, io ve lo dico cioè, veramente drammatica però, però, voglio dire, è una cosa comoda cioè, la fornace automatica serve a tantissimo ne abbiamo 27 e me ne manca uno ho finito il ferro, cioè raga, ho finito il ferro veramente, ve lo giuro non sto mentendo, ho finito il ferro sul serio. Porca zozza. E io mo come faccio? Mi serve dell'altro ferro. Ok, e ci abbiamo le nostre 28 tramogge e fin qua ci stiamo. Le nostre fornaci pure ci sono. Vediamo a che punto siamo qua con la pietra liscia, ma secondo me. No, mi manca il ferro ancora. Ragazzi, devo andare a trovo un po' di ferro. Cioè, non ho ferro da nessuna parte. Eh va bene, signori, allora posiamo un po' sta roba qua, la posiamo qua quello che mi serve, ok? E andiamo un attimo in cerca di ferro. Il libro lo posiamo qua perché se muoio me lo perdo, è un casino. Questo pure lo posiamo un attimino qua, per il resto mi porto tutto sto schifo. Allora, mh, non era quello che volevo fare in questo episodio, però dovrò andare a cercare del ferro. L'ultima volta siamo andati lì sotto. Io tornerei sempre qui sotto. Allora, qui delle torce secondo me ci stanno anche bene. Allora, se non mi ricordo male, questa è la strada che porta allo spone degli scheletri. Però qua non mi ricordo se ci sono passato. Vediamo un attimino dove, dove arriviamo. Da nessuna parte probabilmente. Ok, qui probabilmente c'è la morte. Quindi, eviterei. Ma qua c'è del ferro. Qua cosa c'è? Ho trovato un altro buco. Attenzione, dove sono del ferro? Dove stiamo andando? Non ne ho idea. Ok, non è, non è il posto ideale questo, assolutamente no. Ma intanto mi è spuntato un altro slime. Ciao carino, come andiamo? Tutto a posto, grazie. Morto? No. È morto? Già, cioè l'ho disintegrato. Oh, non ci credo. So, sono tornato dove stavo. Sì, là è dove abbiamo trovato il primo diamante Questa era la grotta che cercavo l'altra volta e che non ho trovato mai Ok, e quindi a questo punto io dove andrei? Giù? No, secondo me giù si muore male Però di qua vedo che c'è un'altra grotta Vediamo se possiamo raggiungerla magari da qua o scavando Potrebbe essere... no, da qua non ci arriverò mai Allora, fatemi sbicciare, là vedo chiaramente un buco Ovviamente non mi ricordo minimamente come sono arrivato fino qua. Questo è chiaro, che si sappia. Ok. E qua vedi già c'è del ferro. Perfetto. Non mi dispiacerebbe trovare anche del carbone per farmi un po' di torce. Ammesso che io mi sia portato del legno, che non mi sono portato ovviamente perché sono un genio del male. Vabbè, niente. E eh, andiamo a te pareva. Creeper. Ah, ecco dove siamo. Siamo qua sotto. Va bene, non era il posto che pensavo, ma non fa nulla. Potresti morirci malissimo. Intanto, questo me lo prendo tantissimo. Ok, e allora, ragazzi, la sorte ci sta esortando a scendere qua giù. Purtroppo dobbiamo scendere, quindi scendiamo. Probabilmente moriremo malissimo. Cos'è che sta cascando? Ah, si, sì, quella roba. Adesso, ragazzuoli, io mi faccio una piccola scalinata per scendere. Vediamo quello che troviamo laggiù. Dovremmo essere arrivati. E c'ho pure la spada. Ah no, l'ho l'altra spada. Che cacchio, stavo di... Ma, ma avvio sempre senza nulla. Allora, la spada ce l'abbiamo. Qua dove si va? Ci siamo mai stati? Non penso. Allora, illuminiamo con molta calma, signori. Attenzione. Però forse vedo del ferro in lontananza. No, è oro. Era una grandissima sola. Ok, qua non c'è... Oh, vuoi che non trovo un po' di ferro in questo posto? Solo che non ho le torce. Perché sono un pirla. Cioè, sono andato in esplorazione senza le torce. Ma come si fa? Questi pipistrelli assassini che ti terrorizzano tanto. Eh Ma mi sa che mi trovano a fare altre torce, raga. Per forza. Perché altrimenti voi qua dentro non vedete assolutamente nulla. Cioè, già non vedo un cacchio io. Metto torce. Vediamo che succede. Questo è un pianerottolo così. Uh, attenzione, signori! Attenzione. Un diamante, basta. Uno, fine. Cioè... Non due, solamente uno. Va bene. E lassù c'è dell'oro. Che palle. Ok, uh, lì si stanno menando delle squid, penso. Qua farei una cosa così, giusto per non morirci male. E attenzione, vedo altri diamanti. Mi stavo morendo male per l'emozione, ma ci sono altri diamanti qua sotto. E che fai, li prendi? Allora, vediamo. Ne sarà uno? Uno, sì, uno. Niente di che. Però signori devo farmi delle torce, per forza. Ma qua c'era del ferro che non avevo visto mai! Perché il diamante mi aveva accecato. Avevo visto altro ferro pure, no? Un'allucinazione. Allora signori, sono qua. È passato un giorno da, da quando stavo in caverna perché non ho potuto registrare tutto d'un pezzo. E adesso mi sono reso conto che non ho cibo. Quindi sono venuto qua nel mio orticello selvatico in mezzo al nulla a prendermi un po' di roba da mangiare. Che in teoria ce n'è abbastanza. Vediamo quanto abbiamo preso, ok, piantiamo tutte le patate per il momento. Una carota, no, non mi sfascellare, eh lo sapevo, porco, lo schifo, ce l'ho la zappetta con me? Mm, no ti pareva vabbè piantiamo tutte patate come dicevo così queste le cuociamo e io direi di iniziare la costruzione poi se mi manca ancora del materiale me lo vado a prendere insomma off camera per non annoiarvi non vi voglio rompere le balle praticamente in questo episodio ho detto che devo fare la mega fornace automatizzata assoluta bella fantastica e faccio quello basta 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 capito cavallo? basta allora mi butto qua giù senza morire, possibilmente, grazie. Prima o poi ci morirò, io lo so, voi lo sapete, tutti lo sanno che prima o poi io ci morirò. Ma non è oggi, signori, non è assolutamente oggi che io morirò, domani magari sì. Allora, dove posso cuocere sta roba? C'ho un po' di carbone, mi è rimasto, ce l'ho, ce l'ho qua il carbone. Va bene, metto a cuocere questo, perfetto, e smelto un po' di ferro. Con il carbone. Nel mentre che attendiamo, io qua sfascio tutto in modo da avere già il buco pronto per fare la nostra costruzione. E guarda come scavicchiando, scavicchiando, esce anche un po' di ferro. Attenzione, vedi, vedi che c'era il ferro vicino. Solo questo? Ce n'è dell'altro? Non è, non ce n'è dell'altro, vabbè, niente. Non è vero perché c'è dell'altro ferro. Attenzione, signori! Oh, io apprezzo molto che tu mi stia dando del ferro in questo momento di carestia profonda. Però poi ne potresti volere da un po' di più, eh? diciamoci la verità. Bene, direi che lo spazio dovrebbe essere abbastanza. Ho fatto fuori due picconi, me ne è rimasto solo uno. Andiamo a vedere qua, nel mentre che cosa è successo, ok, queste patate sono cotte, ma ho finito il carbone, ho finito anche lo spazio nell'inventario, ovviamente. Allora iniziamo lasciamoci quattro blocchi e qua dovrei mettere se non mi ricordo male un dispenser io il dispenser non so come si fa perché non me lo ricordo no un dropper questo devo fare allora un dropper mi serve della redstone quindi iniziamo ufficialmente il nostro mini tutorial su come fare una bellissima fornace automatizzata insomma che funzioni bene allora facciamoci il nostro dropper, me ne servirà solamente uno e poi mi serviranno sette blast furnace io qua mi sono fatto già sta roba le blast furnace si facevano ah, chi lo sa non ne ho la ben che minima idea vediamo lui che cosa ci suggerisce no, non ce l'ha perché ah, allora aspettate, vediamo, mi ricordavo era qualcosa del tipo così così, magari non con lui non con il dropper ma con questo non è vero, mai devo andarmi a rivedere eh, il crafting. Porca zozza. Ho visto il crafting, c'è un piccolissimo problema per fare la blast furnace. Porca zozza. Mi serve altro carbone, ovviamente. Ma mi serve la stone cotta. Quindi io adesso ho bisogno di carbone che non ho. Userò il legno, non me ne frega proprio niente. Guarda, ci mettiamo del legno e siamo tutti contenti. Così, per forza. Anche perché guardandomi intorno io non vedo carbone, forse c'è un po' là. Ok, no, dai, vado a prendere un po' di carbone. Sta qua a portata di mano, che fai, non lo prendi. E il carbone ce l'abbiamo. Vediamo se mi esce questa blast furnace. In teoria sì, per forza. Non ho fatto i conti se il ferro è abbastanza. No, dovrebbe essere abbastanza. Ok, ne posso fare tre. Vabbè, bisogna aspettare che la fornace cuocia. Nel mentre che aspettiamo sicuramente possiamo iniziare a piazzare il nostro dropper. Allora, 1, 2, 3, 4, esattamente qua in questo modo. E poi dobbiamo mettere delle tramogge 7 che puntano in questo coso che non mi ricordo più come si chiama. Come si chiamava? Dropper, esatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sempre shiftando ovviamente in modo che tutte puntano l'una dentro l'altra così tutto quello che ci va a finì qua dentro mi finisce in questo bellissimo attrezzino questo attrezzino voi vi chiederete a che cosa serve quell'attrezzino serve per raccogliere il drop ovviamente ho appena scoperto che avevo altre tre blast furnace meglio molto meglio mi servirebbe un barrel lo devo fare per forza che palle allora facciamoci il barrel Questo me lo ricordo come si fa Almeno questo voglio dire Cioè porca zozza Ecco qua un semplicissimo e normalissimo barrel Forse me ne serviranno tre Ma non mi ricordo Comunque il barrel lo mettiamo esattamente qua E questo sarà il posto dove noi andremo a raccogliere Tutta la roba che viene smeltata Intanto pure qua devo sfasciare Me l'ho dimenticato tantissimo Quindi facciamo una cosa del genere Ho oh là Perfetto forse dovrò togliere un po' di roba pure lì. Ora iniziamo a piazzare le nostre blast furnace, che a questo punto eh, il lavoro è agevolato perché ce ne avevo già, quindi posso interrompere questo spreco di, di materiale e ce ne facciamo un'altra in questo modo qua, così, e mi avanza pure del ferro, non ci posso credere, che bello. Perfetto, ferro avanzato e la mettiamo qua. Ora ovviamente qua su... Bisogna mettere tutta una fila di hopper perché qua ci passerà il cart che va a buttare all'interno della nostra blast furnace quello che sarà il contenuto da smeltare. Infatti la blast furnace da sopra riceve il contenuto da smeltare mentre dietro riceve il combustibile e quindi noi andiamo a fare questa cosa qua in questo modo. Tutti gli hopper puntano alle blast furnace e ora dobbiamo fare un piccolissimo stratagemma per risparmiare ferro. Per risparmiare ferro useremo queste ceste, voi direte a che cosa serviranno mai queste ceste? Servono perché io qua so dovrò fare una fila di binari qui e poi mi serve un'altra fila di binari qua. Per evitare che i binari si intrecciano e succeda un casino esagerato, io i binari li sposto più qua. Quindi facciamo così, mettiamo delle ceste qua sopra, in questo modo qua più o meno ce la posso fare, un attimo, ok ce l'ho fatta e qua andiamo a mettere l'altra fila di hopper che puntano in queste chest. Eh? Perfetto, quindi il binario che passerà lassù butterà qua dentro il carbone che andrà nella chest che andrà nell'hopper che andrà giustamente nella blast furnace e questo l'abbiamo fatto. Questo è il sistema di funzionamento ora dobbiamo fare i binari che è una cosa che mi ero totalmente dimenticato dobbiamo fare i cart che era una cosa che mi ero dimenticato di nuovo mi sono dimenticato tutto sarà una tragedia sta cosa va bene vediamo cosa riusciamo a fare col materiale che abbiamo ma secondo me mh, è pochino allora sicuramente col ferro non ce la faccio però intanto facciamo quello che riusciamo a fare allora qua mi serve un comparatore Veramente me ne servirebbero tre di comparatori. Il comparatore, eh, mo faccio tutto lo splendido che so! Il crafting, non è vero mai, me lo so appena andato a vedere. Quindi, ci prendiamo un po' di questi. Io sono scarsissimo al legno, sono scarsissimo a tutto è un casino. Allora, facciamoci delle redstone torch: 1, 2, 3. Dovrebbe essere così. E poi dovrei essere perfettamente in grado di farmi il comparatore. 1 benissimo me ne servirebbero almeno tre che cosa mi manca le torce giustamente ne devo fare di più eccoli qua perfetti questi li andiamo a posizionare esattamente in questo modo per chi non lo sapesse ma suppongo che tutti lo sappiate il comparatore che cosa fa è semplice quando all'interno del nostro come si chiamava perché non mi ricordo mai del dropper quando all'interno del dropper ci sarà un elemento lui si accenderà e manderà un segnale di redstone, vedete? Hoppla! Nel momento in cui lui manda il segnale di redstone, noi lo dobbiamo intercettare in questo modo. Quindi lo facciamo passare nella pietra. Dalla pietra lo facciamo passare qua. Lo facciamo passare di nuovo qua. Da qua lo facciamo passare così. Da qua così. E poi me ne servirebbe ancora un altro. Potrei semplicemente usare della redstone. Voglio dire, perché uccidersi in questo modo? Scusatemi. Semplifichiamo la vita. Facciamoci anche un repeater. Così ottimizziamo. Eh, ce l'ho. Posso fare, lo facciamo allora, tanto questi comunque li, li utilizzeremo. Allora, dicevamo: il comparatore nel momento in cui qua c'è un blocco, si accende ed emette un segnale di redstone quindi illumina per così dire solamente un filamento di redstone. Per potenziare questo segnale. Mi serve un repeater che messo qua mi dovrebbe potenziare il tutto. Quindi possiamo fare un giro del genere e andare qua. Vediamo se è così. Io adesso andrò a mettere in dove sono? dentro un po di blocchi tipo che ne so ce ne mettiamo 5 questi vanno qua arrivano qua dentro e lui in teoria dovrebbe sputacchiarmi tutto qua dentro ecco qua questo è il modo per ottenere tutti i materiali smeltati alla stessa altezza e ce li abbiamo qua e questo ragazzuoli l'abbiamo fatto è stato abbastanza tranquillo ora devo craftare un po di binari e fare tutto il sistema e eh, vabbè ci tocca come si crafta un binario eh questa è una bellissima domanda alla quale io dovrei saper rispondere Rail ovviamente non ce l'ho Mi pare di ricordare che fosse qualcosa del genere Con un lingotto in mezzo Non è vero mai Due lingotti così? Nemmeno Ok forse l'ho fatta troppo semplice Forse non mi dica se fa così Ti prego Non mi puoi chiedere tutto questo ferro per fare Porca zozza Va bene Me ne servono tre, 23 Quindi comunque Ecco qua ho, 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 ho consumato un sacco di ferro Ora devo fare anche i power rail Cioè quelli che, che si gasano con la redstone. Devo andarmi a vedere il crafting, non me lo ricordo. L'ho visto e si fanno con l'oro. Io ce l'ho l'oro. Ti prego, dimmi che ho dell'oro da qualche parte. Non ho mai preso oro finora? Non ho l'oro. Cioè, ragazzi, io non ho oro? Veramente? Siamo seri? Oh, porco schifo, devo andarmi a prendere dell'oro. Cioè, io non ho nemmeno un lingotto schifoso di oro. Eh, va bene, vado a prendere l'oro. Da qualche parte, io mi ricordo benissimo di aver lasciato dell'oro in giro. Forse era qui che l'ho lasciato? Non penso proprio. Che io l'abbia lasciato qui sotto? Sì, sì, attenzione. Oddio, ti prego, quanto ce ne uscirà di là? Eh, ma non c'ha la faccia di una vena d'oro potente. Devo essere sincero. Secondo me uno illuminiamo altrimenti non vedete nulla. Du due. Porca schifa zozzaladra. Vabbè, Vabbè, eh, niente, devo, devo trovare più oro. Me ne serve molto di più. Ok, laggiù vedo dell'oro, ma è proprio giù, tanto giù. Qua non è che ci sia dell'oro più a portata, no? Devo scendere per forza e rischiare la vita? Eh, rischiamo la vita, che vi devo dire? Ah, no, c'è dell'altro oro. Dove scendevo? Di qua. Ecco qua un bel po' d'oro, ma a me ne serve di più. E qua c'è un po' di gente, effettivamente, ne vale la pena? Non ne vale la pena. Cosa ci insegna questa lezione? Questa è una lezione da imparare. Quando andiamo in giro a scavare, se troviamo l'oro e diciamo che non ci frega un cacchio di portarcelo, non è vero, scavatelo e portatelo a casa perché prima o poi vi servirà e voi non ce l'avrete, esattamente come me. Tanto qua mi sta inseguendo l'universo, porca la zozzeria incredibile, va bene dici Cosa fai quando torni da lavoro? Ti rilassi a casa? No, no, vado in miniera e mi faccio rincorrere da scheletri e creeper impazziti. Oh, qua abbiamo dell'altro oro. Io vado mettendo torce in ogni dove, everywhere, come si dice in gergo. Quanto oro c'è? Uno, due. Attenzione, questa pena promette bene perché qua c'è un altro. Quindi suppongo che niente è finita Ho sentito un rumore stranissimo. No, questo è il mio gatto, non so se lo sentite. Prenderei anche del ferro a sto punto. Io qua ci rimango malissimo, eh. Ve lo dico, ho un presentimento brutto, ma brutto, che ci muoio. Mi sono preso pure un po' di ferro. Allora, c'è dell'altro oro in giro? Sicuramente. Lassù. Cioè, io sto a fare una caciara esagerata per prendermi un po' di oro. Ma quando mai nell'universo tutto sto casino per prendersi l'oro? È solamente un blocco. Poi mi sono arrampicato per un blocco. Allora, qua giù c'era dell'oro, l'ho visto tantissimo, che non lo vedo più. Ma che è sta grotta che vedi le cose da un'angolazione un e poi ti sposti, non vedi più nulla. Vabbè, andiamo qua dentro. Avevo detto che avrei tagliato tutti questi pezzi. Sì, l'avevo detto. Lo sto facendo, probabilmente no. Però dai, un, un po' di tagli li faccio. Giusto per. E che vi volevo portare con me nell'esplorazione malata di questa caverna, alla ricerca di oro che non trovo più. Ma io ho dell'acqua, voglio dire. Ma se ho dell'acqua, perché cazzarola sto andando avanti come un deficiente? Metti un po' di acqua, scendi, prenditi quello che ti serve e spera di non morire male. Dovrebbe essere così. Ok, illuminiamo tutto, anche velocemente. Qua c'è del ferro che me lo prenderò tantissimo. Io mi sto un po' cagando addosso, volevo rendervi partecipe di questa situazione. Perché purtroppo ho un'armatura di ferro mezza sgangherata. Un elmetto d'oro che... Proprio protezione e viva e viva. E non vorrei morire qua. Anche perché non mi ricordo manco come ci sono arrivato. Il dovrebbe essere abbastanza semplice. Porco lo schifo. Vedi? Vedi quello che succede? Maledetto mi hai fatto... A parte che mi hai fatto terrorizzare anche. Quindi solo per questo meriti di morire male. Questi sono zombie. Signori, signori, per favore. Stiamo un attimino tutti calmi. Che già mi sto addentrando un po' troppo in questa caverna per i miei gusti. Non era quello che volevo fare. Ho 11 pezzi d'oro. Eh, credo che me ne servano di più. Così. a, a naso. Eh, dove cazzo la sta un po' d'oro da queste parti? Io arrivo da lì. Ho appena visto dei mostri che sparivano. Va bene. Allora, in teoria, dall'alto io qua avevo visto qualcosa che assomigliava a un blocco d'oro, ma adesso non lo vedo più. Cioè, il problema è quello. Stava qua, io vi potrei anche giurare di aver visto qualcosa che assomigliava a dell'oro Ma in realtà non c'è più Non c'è, niente, sparito Proviamo a vedere se qua, nascosto, c'è un pochino di oro, qualcosa di, di carino Tanto sto consumando un'altra volta tutte le torce Forse sarebbe il caso di mangiare un pochino di vite Qua c'è un buco ma non ci andremo adesso E qua c'è del ferro Mettiamo una torcia prendiamoci pure questo ferro. Ok, ce n'è dell'altro? No. Io devo infilarmi qua dentro a sto punto, cioè l'unica. E non c'era assolutamente nulla. Perfetto. Tanto qua arrivano zombie da tutte le parti, ma io non vado cercando gli zombie in questo momento, io cerco dell'oro, dello schifosissimo e volgarissimo oro, non è che mi serve chissà che cosa. Intanto trovo pezzettini di ferro sparsi in giro per il mondo. Eh, ragazzi, l'ultima torcia l'ho appena piazzata, purtroppo. Potresti levarti un attimo dalle balle? Cosa ho? Carbone ce l'ho, posso farmi anche delle altre torce volendo, quindi non è un problema. Qua c'è dell'altro ferro. Eh, ma io sto cercando l'oro, signori. Anche perché il mio piccone sta finendo. Non posso permettermi di scavare oltre. Devo andare a cercare dell'oro. Quindi adesso torniamo indietro. Nella speranza di beccare un pezzettino di oro strada facendo E soprattutto nella speranza di non morire male Perché ho gli scheletri che mi seccano Ok, sto cercando di tornare indietro Proviamo da quest'altra parte Magari siamo più fortunati Dell'oro, signori Un pochino di oro pezzettino piccolissimo Non ve ne frega niente, vero? No Proprio niente Vabbè, in compenso sono al portale Almeno so dove sto allora io proverei di qua, ti prego piccone, resisti ancora un pochino, non mi mollare. Oro, oro, vedi, vedi dove sta la mia torcia? Non ho più le torce. Fai quattro torce al volo, velocemente, prima di morire male. Ho l'inventario pieno, chi se ne frega di sta roba e chi se ne frega di sta roba. Prendiamo questo blocco d'oro, un altro, ok? Ancora un altro? 13 mm, che cioè no 13 potrebbe bastare? Non ho idea. Controllo il crafting e vi dico. Allora, se i miei calcoli sono, er sono esatti, dovrei essere a posto. Quindi, ora io me ne dovrei tornare a casa. Eh, di qua suppongo. Avevo visto il po'. Ecco qua. Ok. Piove, ragazzi. Piove. E adesso andiamo a farci ste benedettissime power rail. Porca miseria! No, prima devo scraftare l'oro, giustamente. E guardate lì chi c'è. Cioè, stava lì solitario che mi guardava pronto per assaltarmi di nascosto. Sto schifo, non esploderai oggi, ragazzo. Oggi no. Che cos'è? Ok? No, inizio ad avere allucinazioni da creeper. Eh, mi capita. Dopo un po' che gioco, purtroppo, mi capita. Inizio a sentire creeper da tutte le parti. È normale, non vi preoccupate. Aspettiamo. Intanto, mi sono pure fatto delle chest che mi serviranno. Ok, abbiamo un po' di oro. Quindi, andiamo a fare queste power rail. Che in teoria si dovrebbero fare così. Poi, così e così. Sì, 12 power rail. A me me ne servono 10, quindi siamo a posto. I binari anche li abbiamo. Adesso mi devo fare. Dei cart due cart, ovviamente, uno e due, eccoli qua, questi cart dovranno avere degli hopper dentro, quindi devo farmi anche degli hopper, e quindi mi serve dell'altro ferro, che per fortuna ho trovato, quindi gli hopper si fanno in questo modo qua, facciamoci anche l'altro hopper, e mi sono appena ricordato che me ne servono altre due di hopper, quindi mi serve altro ferro, dove lo trovo? Eh, devo andare a scavare un'altra volta, che palle. Vabbè, questi ce li abbiamo. A questo punto io prenderei questa cesta, la metto un attimino qua e ci butto quello che mi serve. Oh là, in modo che stiamo a posto e non ci rincoglioniamo. Va bene, vado a cercare dell'altro ferro. Di nuovo. Che palle. È successo quello che temevo. Come potete vedere, sono esploso. Mi è cascato un peper addosso. E non so nemmeno dove sto. Questa fornace sta diventando un incubo. Per fortuna, per fortuna, sottolineo per fortuna, ho ritrovato subito. Cioè, non, non lo so nemmeno io come e perché ci sono riuscito, ma ho ritrovato subito. Meno male. Mo, se non mi spunta un altro creeper che mi viene a rompere le balle, io magari mi riprenderei tutte le mie cose con molta calma. Grazie. Aspettate un attimo che mi risistemo. Porca miseria. Ok, dovrei avere di nuovo tutto. Più o meno sì. Perché qua avevo trovato del ferro, mi ero messo a scavare del ferro e poi è successo l'impensabile che sono morto. Va bene, torniamocene, via. Anche lì c'è del ferro. C'è uno zombie non ce ne frega niente. Sì, però porca miseria, ma un po' più di ferro non me lo puoi dare. Cioè, sono dovuto uscire qua fuori per prendere del ferro. Ma voi rendetevi conto che, che posto di merda proprio. Ok, ho 20 pezzi di ferro, dovrei essere a posto adesso. Quindi signori, torniamo alla costruzione della nostra mega fornace. Finirà? Non lo so, non lo so, sinceramente non lo so. Nel mentre purtroppo devo farmi anche un altro piccone perché questo qua c'è un utilizzo. C'è un utilizzo, cioè, rendetevi conto. Intanto, nel mentre che aspettiamo, possiamo iniziare a piazzare le nostre rail qua su. Vediamo se ci arrivo da qui sicuramente. Ok. Quindi qua sicuramente ci andranno le rail messe in questo modo. Ecco qua una fila lì e una fila la facciamo pure qua. Perfetto. Vediamo se il ferro ha finito di smeltarsi tutto. Ottimo. Possiamo farci altri due hopper. Riprendiamoci quello che ci serviva da qua dentro. Quindi ci riprendiamo tutto. E facciamo altri due hopper signori. Perfetto dovremmo avere tutto. A questo punto contiamo 1, 2, 3, perfetto, questa torcia la spostiamo che qua sta proprio in mezzo alle balle, io sto sempre più carico di roba, facciamo la stessa cosa qua, 1, 2, 3, qua pure riempiamo un attimino così perché qua ci andrà la nostra uh, tramoggia, quindi iniziamo a metterne una qui che punta di là e una qui che punta di qua. Perfetto, voi direte perché le stai mettendo lì e perché vanno là, ragazzi, cioè non è che possono andare da altre parti. Qua devo sfasciare un po'. Tutto questo casino che sto facendo è semplicemente per avere le chest, in questo caso i barrel, eccoli qua, dove poi andremo a mettere il carbone e i minerali da smeltare bassi. Cioè, tutto questo casino è per averli un'altezza normale perché di solito si mettono là in fondo per fare tutto il percorso invece io mi sono fatto una cosa un attimino più articolata in modo da avere i cart che si fermano qua infatti qua mettiamo una roba del genere e visto che i cart devono fermarsi in questo punto qui ci andiamo a mettere delle power rail in questo modo qua ce l'ho altri blocchi sì quindi qua posso anche iniziare a chiudere tutto in questo modo che non mi serve sto buco profondissimo e adesso dobbiamo fare il percorso che porterà il cart quassù e quell'altro cart qua. Quindi, con molta semplicità, facciamo così e così. Qua ci andrà uno di questo Perfetto, qui ci metterò un altro power rail per supportarlo nella salita, altrimenti poi se blocca è poverino. E qua gli facciamo fare una curva, ottimo così. Ora questo si dovrebbe collegare qua, però non si sta collegando perché è un bastardo. E allora risolviamo in quest'altro modo, mettiamo un altro blocco qua e facciamogli fare questo giro strano. Perfetto, questa va alimentata, quindi a questo punto qua sotto potrei pure fare una cosa del genere. E ce l'abbiamo bella che alimentata, e poi dobbiamo fare ovviamente l'arrivo. L'arrivo lo facciamo molto semplicemente. Io qui ci potrei mettere un blocco così, facciamo uno, due, e qua mettiamo il punto d'arrivo. Quindi si fermerà. qua Ovviamente, qua ci metto altre due power rail. La stessa cosa facciamo da quest'altro lato: quindi uno dimmi che ho altri blocchi, sì, meno male. 2, poi qua faccio una roba del genere. Vado a... Poi chiudiamo tutto. qua ci sarà l'altro punto di blocco: e 1 e 2, perfettissimo così. Ora per fare la costruzione perfetta, io qua ci metto una bella leva. La leva in teoria si fa facile: basta avere uno stickettino che non vedo al momento, eccolo qua, e un blocco di cobblestone, almeno questo me lo sono ricordato. Facciamoci un po' di leve perché ci serviranno. E quindi qui facciamo così perfettissimo. Ora in teoria i nostri cart dovrebbero essere in grado di farsi sto giro. Un'altra leva l'andiamo la a mettere qua che è quella che poi li farà partire e facciamo il percorso anche per il secondo cart. Allora questo percorso semplicemente fa un giro così. Perfetto, mm, così non va bene, forse devo scavare un altro buco qua dentro, eh, se no non ha molto senso fargli fare sto giro, quindi facciamo così, ne mettiamo una così qua fa il giro e poi torna indietro, adesso non dovrebbe rompermi le balle in teoria, però per sicurezza noi facciamo così e iniziamo a dargli un'accelerazione, voi direte perché? Per lo stesso motivo di prima, perché se non acceleriamo quello piano piano si ferma e abbiamo finito di giocare, fondamentalmente il problema è tutto qua. Però così non andiamo bene perché poi qua si avvicinano queste rotaie, quindi facciamo fare un giro un pochino più largo. Facciamo così e risolviamo il problema. Ecco qua, ci mettiamo così perfettamente e qua iniziamo a mettere questa in questo modo. Questa qui ovviamente la alimentiamo con una leva che metteremo qua, perfetto. E io direi che qui ne possiamo mettere ne metterei 3 così. Ok, dovremmo esserci quasi. Attenzione, in teoria dovrebbe andare. Io per sicurezza ce ne metto un'altra pure qua. Ora non ci resta che provare e vedere se sta cosa funziona. Quindi prendiamo i nostri cart, uno lo mettiamo qua dentro, uno lo mettiamo qua. Vediamo se funziona. Facciamo partire. Ok, quello va avanti, questo va indietro. Signori e eh io direi che praticamente abbiamo finito non ci resta che fare una prova se avessi del carbone purtroppo non ho nulla quindi stoppiamo un attimo e ipotizziamo allora qui ci andranno i minerali da smeltare perché vengono buttati sopra minerali da smeltare che io al momento non ho ovviamente e qua c'è andrà il carbone che non ho devo procurarmi un po' di minerali e fare la prova intanto sistemo pure tanto questo che dovevamo fare l'abbiamo fatto quindi chiudo tutta sta facciata riempio gli spazi inutilizzati e niente, questo devo fare ecco sto chiudendo per il momento chiudo così porca zozza, quello non lo devo mettere là per il momento chiudo così, mi sono lasciato una bella porticina per fare manutenzione qualora si dovesse bloccare qualcosa magari sbaglio, che ne so metto robe sbagliate, da qua posso accedere a tutta la struttura eppure alla parte dove ci sono i carrelli quindi in teoria dovrei essere abbastanza tranquillo un'altra torcia ce l'ho, io un'altra torcia la metterei non lo so, vediamo è abbastanza illuminato. Direi di sì, è effettivamente abbastanza illuminato, però, per sicurezza non lo so. Una torcia la metterei là così se ci arrivo, ok, perfetto. Quindi ho distrutto un pezzettino della montagna, ho spostato quella roba lì, adesso chiudo e vediamo che effetto fa appena becco un po' di minerali da smeltare, ovviamente, perché in tutto questo non ho minerali, non ho carbone, non ho niente fondamentalmente, non ho nulla. Bene, ragazzi, io ho recuperato un po' di carbone. Stavo morendo malissimo per recuperare questo carbone, quindi possiamo testare la nostra fornace. Allora, qua abbiamo detto che ci va il materiale da smeltare e qua invece ci va il combustibile. Che in questo caso sono 14 schifosissimi pezzi di carbone che magari non riusciranno nemmeno ad alimentare tutto. Qua, ovviamente, vediamo se non c'è rimasta roba schifosa. No. Andiamo a farci una controllatina pure dentro, vediamo se le tramogge sono tutte a posto. Ok, sembra tutto a posto quindi aspettiamo che questo scenda, qua sta ancora facendo, qua quasi fatto. Allora, io direi che possiamo avviare, facciamo partire e vediamo se funziona tutto. Ok, qua perché c'è ancora sto pezzo che c'era andato. Signori, la nostra fornace super mega galattica di Blast Furnace Incredibili funziona, quindi in teoria tra un po' qua dovrebbero cicciare. Guarda la velocità, guarda sette fornaci contemporaneamente, bellissima, bellissima. Funziona tutto, guardiamocela pure da dentro. Direi che ci siamo, finalmente abbiamo una fornace. Degna di questo nome, possiamo smeltarci tutti i minerali che vogliamo. È stata un'impresa titanica? Sì. Ci ho messo due giorni per registrare questo episodio. Sono morto una volta e stavo morendo pure adesso per prendere del carbone. Io penso che nel prossimo episodio dovremmo fare un piccolo rifornimento di minerali perché siamo proprio inguaiati, come si dice in gergo tecnico. Bene, ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Io vi auguro una buona serata e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, ragazzi!